Bene, siamo qui con Daniela Rosano, segretaria generale ANIEF. Rosano, oggi avete partecipato a un'audizione riguardante le scuole in reggenza, in particolare sull'opportunità di reintrodurre quella che è una figura, quella del vicario, e quindi di remunerare in maniera, come dire, automatica questa figura che oggi invece è anche sottoposta a contrattazione, che quindi non ha molte garanzie da un punto di vista né economico né di inquadramento. Ci spiega cosa avete chiesto e di cosa si è parlato oggi qui alla Camera? Buonasera, allora la proposta mira a reintrodurre l'esonero nelle scuole in reggenza. La prima criticità però è intanto nel fatto che le scuole che potranno essere coperte da questo esonero saranno soltanto quasi 400 su più di 1100 scuole che adesso sono in reggenza. Poi un problema è che questa misura vuole soltanto reintrodurre l'esonero, ma non prevede indennità aggiuntive per il personale che svolge funzioni intermedie, per i cosiddetti quadri intermedi che hanno perso l'indennità nel 2012, e la posizione dell'ANIF è quella di voler reintrodurre l'indennità per questo personale che svolge una delicata e complessa funzione, perché ha delle deleghe amministrative e organizzative per conto del dirigente scolastico e spesso svolge molte più ore di lavoro rispetto ai colleghi docenti. Bene, Rosano, avete quantificato quante possono essere le unità di personale docente coinvolte in questo delicato, ricordiamo, compito, soprattutto nelle scuole prive del docente, del dirigente titolare? Si tratta di responsabilità enormi a fronte di compensi veramente bassi. Ma parliamo di quasi 20.000 probabilmente unità, perché sono 8.000 le unità scolastiche, poi ricordiamo che ci sono almeno due collaboratori del dirigente scolastico oltre a fiduciari dei plessi, responsabili che solitamente non ricevono il compenso adeguato. Quindi la nostra posizione è quella di creare una carriera adeguata con un inquadramento professionale e quindi una previsione normativa e contrattuale che inquadri questo personale. Bene, un'ultimissima domanda, come sindacato siete vicino ai precari, effettivamente i dirigenti e le scuole quanto continuano a subire queste influenze negative da questo cambio continuo di precari e di docenti e ATA che appunto si interscambiano all'interno di ogni scuola? Non solo è impossibile garantire la continuità didattica, ma le scuole iniziano poi veramente a dicembre-gennaio, perché ancora abbiamo bollettini di supplenze dell'ufficio scolastico provinciale. Questo fa supporre che ci siano ancora posti scoperti, quindi privi di titolare, che devono ricevere appunto l'attribuzione di un supplente. Bene, ringraziamo Daniela Rosano, segretaria generale ANIEF.